Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma non mi sembra assolutamente un problema. In Italia siamo 15.000 giornalisti professionisti e in questi giorni certa stampa e certa politica sta sostenendo la tesi che 14.999 di noi hanno libertà di esprimersi, ma uno non ha libertà di esprimersi, cioè Andrea Gianbruno è l'unico giornalista professionista italiano che non può essere totalmente libero, come prevede l'articolo 21 della Costituzione, la legge istitutiva dell'ordine dei giornalisti e il nostro codice deontologico. Che ha detto Gianbruno? Gianbruno non è che ha detto se la vanno a cercare. Gianbruno ha detto quello che io dico alle mie figlie ventenni quando vanno in discoteca e tornano alle 5 del mattino. Fate attenzione, perché se voi non fate attenzione, non allontanatevi dagli amici, non vi ubriacate, perché se vi ubriacate poi vi potete trovare in situazioni molto complesse e dopo diventa difficile uscirsene fuori. Quindi ha detto quello che un padre di famiglia, una madre di famiglia dice ai propri figli. Non ha accusato nessuno, ha detto se eviti di ubriacarti ovviamente è più difficile che ti succeda qualcosa, perché sei più lucido, sei in condizione di uscirtene da situazioni equivoche e sei in condizioni di resistere anche, di chiamare aiuto, di chiedere aiuto agli amici che ti sono vicini. Ha detto una cosa di buon senso, però qui sembra quasi che si è scatenata tra la stampa di sinistra, la televisione di sinistra e i politici di sinistra la guerra all'unico giornalista che non è libero di dire quello che pensa. Allora, Fabio Martini, lo chiedo a te, siamo in una situazione per cui un